Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. Oggi parleremo dell'indice DAX perché i rialzi che stiamo vedendo in apertura di sedute possono essere un'ottima opportunità per andare a vendere il mercato tedesco e quindi andare a guadagnare nel caso in cui questi rialzi non fossero duraturi. Ma voglio andare subito sul grafico perché la situazione più interessante la possiamo vedere proprio dal uh, grafico. Partiamo dal Daily. Questa è la situazione che stiamo vedendo in questo momento con questi livelli che sono estremamente importanti. Insomma, il mercato li ha sentiti più volte qui con un'ombra, qui con dei corpi, e oggi appunto, stiamo vedendo una ripartenza uh, verso l'alto dell'indice tedesco. Scendendo di time frame, arrivando sul grafico orario, riusciamo a vedere un po' meglio quello che sta succedendo. e Questa diciamo è la situazione con questi massimi. L'idea è quella di entrare intorno al livello di 10.050 punti perché. È eh, appena sopra la soglia psicologica dei 10.000 punti e da qui mer il mercato potrebbe avere difficoltà a continuare a salire. Ho messo lo stop abbastanza distante perché. Sappiamo che c'è forte volatilità sul mercato in questo momento. La situazione, secondo me, è questa: si può decidere anche di valutare un ingresso leggermente su dei livelli superiori, quindi sopra questi massimi, in questo caso avremmo un rischio eh, minore perché appunto rispetto allo stop loss, saremmo molto più vicini. E soprattutto andremo a pizzicare dei livelli più interessanti. Ovviamente, io essendo long ancora sull'operazione di ieri, Unicredit credit che ho cercato di gestire. Eh, Uh, mantenendo l'operazione uh, vado a shortare un attimino prima in modo da eggiare un pochettino la posizione, quindi essere al rialzo sull'equity da una parte e uh, al ribasso appunto. Sull'indice eh, tedesco del, nel breve termine. Bene, quindi, eh, il nostro target lo abbiamo posto a 9650 punti. Quindi, qui sotto, ovviamente, se dovessimo iniziare a vedere delle candele rosse, potremmo anche valutare di mettere uno stop in pareggio e cercare di far correre la posizione sotto i minimi precedenti. Questa è un pochettino la strategia. Andiamo a vedere subito su eh, i sito di BNP Paribas. Quali sono i certificati più uh, corretti da utilizzare? Clicchiamo su certificati a leva, andiamo su Turbo Certificate e andiamo a selezionare subito l'indice DAX che troviamo qui. Vado un po' più spedito del solito. Qui abbiamo tutti i prodotti short, ovviamente possiamo selezionarli. Io ho scelto il certificato con eh, strike e knockout scusate a 11.000 punti, quindi questo eh, certificato nl 001 44 74 678 una leva di quasi 9 volte e eh, ricordiamo ancora una volta che a 11.000 punti questo certificato viene annullato e quindi si perde l'intero capitale investito, ma andiamo subito all'interno della piattaforma, qui troviamo i prezzi in denaro e lettera eh, di questo strumento andiamo a inserire il nostro ordine di 700 certificati a 10,50 euro quindi un investimento diciamo modesto di entità modesta su questo strumento come sempre io vi ricordo che è molto importante eh, soprattutto in questa fase di forte volatilità tenere sempre una eh, size abbastanza contenuta perché appunto la volatilità è molto alta bene quindi a questo punto andiamo a ricapitolare la nostra operazione odierna Abbiamo una strategia short sull'indice DAX, ingresso a 10.050 punti, eh, stop loss 10.260 punti, target 9.650. Anche in questo caso, mi raccomando, cerchiamo di utilizzare un pochettino la testa e cerchiamo di lavorare all'interno della posizione quindi cerchiamo all'interno della giornata eh, magari dovesse andare dal lato giusto di eh, ridurre appunto il nostro rischio quindi avvicinando il livello di stop loss da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento a Turbo Daily come ogni mattina alle 9.45